Gli interventi sono sempre 9, quindi sono sul fiume Alcantara, torrente Savoca e torrente Fiume di Nisi. Sono 3 quelli più importanti, che riguarda l'inserimento di giunti elettrici, valvole a farfalle e le altre apparecchiature come quelle che abbiamo visto la volta scorsa, più altri 6 piccoli, diciamo, interventi che sono la sostituzione di scarichi e sfiadi sempre sui 3 torrenti. L'intervento è previsto per venerdì mattina, quindi staccheremo, diciamo, il pompaggio da Torre Rossa alle 4 del mattino, quindi loro interverranno intorno alle 7, l'acqua in città mancherà intorno alle 10. Riprenderà l'erogazione, diciamo, il sabato 16. Partiamo, diciamo, dalla zona sud, magari avrà più acqua il sabato mattina, fino poi alla sera, il sabato sera, la zona centro e nord, e poi domenica mattina dovremmo tornare regolare in tutta la città. Dico dovremmo perché ovviamente salvo imprevisti. Allora abbiamo pensato, rispetto appunto all'esperienza, che meno punti fissi e più punti mobili rispetto alla tipologia di distacco servivano, e così abbiamo fatto. Quindi il massimo dispiegamento c'è sempre stato, continua a esserci anche questa volta. Abbiamo incrementato i mezzi, diciamo così, di approvvigionamento dei cosiddetti moduli antincendio, grazie anche al supporto della Protezione Civile Regionale, e abbiamo appunto deciso che più mezzi in giro potranno garantire un maggior servizio, soprattutto a quelle fasce che hanno sofferto un po' di più, che sono quelle dei commercianti, rispetto al fatto che la chiusura, tra virgolette, dell'erogazione idrica di venerdì, sabato e domenica comporta certamente un disagio alle attività commerciali, che abbiamo anche ascoltato nei tavoli con le associazioni di categoria e con Camera di Commercio. Abbiamo visto le criticità dove sono state, abbiamo cercato di implementare il numero delle autobotti. Oggi abbiamo a disposizione circa 15 autobotti, in media 18 moduli antincendio spalmati poi durante le giornate, quindi abbiamo incrementato notevolmente il numero dei mezzi a disposizione. Stiamo cercando di attuare una programmazione dove il cittadino chiamerà il COC al numero 090 22866, prenoterà la propria richiesta e quindi da lì si darà seguito secondo un ordine di priorità, appunto valutando se si tratta di case di riposo, cliniche, fasce deboli, attività commerciali soprattutto, che sono state quelle che nell'ultimo intervento hanno patito un po' di più il disagio. Il COC sarà attivo per più ore rispetto alla scorsa volta? Sì, il COC sarà attivo il venerdì dalle 8 alle 24, la giornata di sabato 16 dalle 7 alle 24, la domenica dalle 7 alle 24. Stiamo monitorando il meteo tramite la protezione civile, dopodiché decideremo, insomma, metteremo un punto e capiremo se fare l'intervento oppure no. Ad oggi noi siamo tutti pronti, le squadre sono pronte, l'intervento si farà.